Questa iniziativa è particolarmente importante perché intanto segna un livello avanzato di collaborazione fra le istituzioni, quindi la Procura Generale, le Forze dell'Ordine, la Regione, l'incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi, dottor Cafagna, che è un po' il riferimento non solo organizzativo ma in generale di tutti gli interventi in questo campo. Formare il personale è sicuramente di primario interesse per un'azione e di vigilanza e di repressione. Le due cose devono viaggiare sempre insieme. Più in generale l'intenzione, per quello che riguarda particolarmente la Regione, è di cogliere questa occasione collaborativa sul piano formativo, diciamo didattico, come l'inizio di una collaborazione anche operativa. Noi ragioneremo con tutte le forze interessate alla costruzione di un presidio a Giugliano, abbiamo anche individuato un'ipotesi logistica perché lì vi sia una sede operativa attraverso la dotazione di mezzi antincendio ai vigili del fuoco, al monitoraggio, al collegamento del sistema di videosorveglianza, quindi avere lì e materializzare lì la collaborazione che qui avviene in un'aula didattica.